Credo che, diciamo, la presenza oggi in commissione del ministro Patuanelli sia stata molto importante perché ha chiarito molte cose che erano rimaste sospese dopo l'audizione di ieri di Lufthansa, dopo anche lo stesso intervento del commissario che è sembrato ancora abbastanza, diciamo così, estraneo alla problematica, e questo ci aveva fatto molto preoccupare, soprattutto rispetto alla data del 31 maggio 2020, in cui c'è scritto nel decreto che c'era il closing, diciamo così, di tutta l'operazione, sembrava proprio il momento della cessione. Invece il ministro ha chiarito che è l'inizio, l'avvio poi di una procedura del tipo di quella che è stata avviata il 31 ottobre 2018, e quindi bisognerà selezionare poi attraverso questa procedura il partner. Ora, noi vediamo come intanto quindi dividiamo i due momenti, oggi convertiamo, voteremo gli emendamenti fra stasera e domani mattina, convertiamo questo decreto intanto con questo voto in commissione e poi in aula, in maniera tale che ci sia questo prestito che immediatamente salva sostanzialmente all'Italia, e poi vediamo nei 4 mesi che seguiranno di monitorare l'effettivo avvio, diciamo, di questo risanamento e possibilmente anche rilancio. Ognuno di noi ha un'idea e vedremo di portarla avanti nei mesi successivi.